E bella a tutti ragazzi e bentornati ad un nostro nuovo unboxing. Io sono Xuder. E io la Pami. Non la vedo sempre reattiva quando faccio le cose. Unboxing. Signori, siamo arrivati al quinto appuntamento, anche se purtroppo non fanno molto come video perché gliene frega poco dei miei giochi vintage. Speriamo che siano giochini, qua non si sa cosa. Potrebbero essere anche le tinte colorate della Pami, ragazzi, io non saprei, però dovrebbe essere arrivato un pacco dall'Italia che io non aspettavo e che dovrebbe contenere due nuovi titoloni, speriamo, per la collezione. Vi ricordo, tutte le domeniche su Twitch dalle 8 alle 13 facciamo la live vintage. Non sta di rendici partecipi di quello che fa. Sbozzo, è un momento. Sta unbox, lei dice unboxo. Cosa c'è dentro? Sbozzo, non ho capito. Non si capisce. Sì, sembrano buoni. Sembrano buoni, ragazzi, sembrano due. Fai qua, lavora qua. Sbozziamo. Lavora sì, un po' di ASMR. Sono giochini. È un po' di asma, è più contenta lei di me, cazzuola. Io non... Vediamo che cosa sono e come sempre leggiamo le recensioni che c'è scritto e li guardiamo. Primo. Collection, Classic Collection. Bello. Allora, signori, questo è un pezzo molto carino che in realtà, come vedete, racchiude... Quattro titoli che in lui... uno. Ah, sicuramente. Certo che li ho tutti e quattro. Gunstar Heroes, Altered Beast, Flicky e... Alex Kidd. Intanto, come vedete ragazzi, molto molto figo. Diciamo che le condizioni del libretto non sono proprio al 100%, però la cartuccia e la cassetta direi che ci sono. Per chi non lo sapesse ragazzi, Gunstar Heroes è uno sparatutto davvero super divertente che vi farò vedere in queste domeniche vintage. Altered Beast invece che cos'è? Altered Beast. No, Altered Beast, Altered. Boh, è uno spara. No, non è uno spara. No, no, non combatti. Sa. Combatti, uccidi. Combatti, oh, uccidi. No, non si può dire. Non si può dire. È una canzone degli atroci. Altered Beast è un arcade, ragazzi, dove si deve potenziare il personaggio e andare avanti in livelli pieni di mostri. Flicky, non l'ho mai provato neanche io, ma ho anche la versione. E Alex Kidd è un must da giocare, ragazzi. Alex Kidd era la prima mascotte di Sega prima che arrivasse, dopo che arrivasse Sonic. Quindi tanta roba, un bel pezzo da collezione. Secondo. E il numero 2, o di Asmar. Di Asmar. Castellovision e Quackshot. Allora signori, anche qua un'altra accoppiata davvero vincente. Si va sul sicuro quando si parla di Disney Mega Drive, ma più precisamente Topolino e Paperino. Ragazzi, abbiamo due grandi classici racchiusi in un'unica cassetta. Castle of Illusion, che fa parte della collana della serie Illusion, che vi farò vedere più avanti. Bello, e, con Topolino. E Quackshot. Entrambi sono davvero molto belli. Vi leggo invece le recensioni. Castle of Illusion dice: nel castello incantato, Topolino è sulle tracce della strega malvagia che ha rapito Minnie. Cercate le 7 gemme per annientare gli scagnozzi ammaliati e salvare... Salvare Minnie, ovviamente, cerca Minnie, salva Minnie. Mentre in Quackshot è veramente meraviglioso come gioco ed è molto di Brain. Dice: unitevi poi a Paperino nella ricerca del tesoro della grande anitra di Garuzia. Viaggiate da un continente all'altro alla ricerca di mezzi e suggerimenti e superate con ingegno i numerosi pericoli che questa avventura ha in serbo per voi. Due titoli, ragazzi, davvero molto belli. Quackshot. Che anno sono? Allora, non dunque. L'hai detto. 1996, perché sono delle collane. Avanti. E questo è indietro. E questo 1996. Sono due titoli che vanno dritti dritti in collezione. Poi, porca vacca, amore mio, abbiamo cambiato i vestiti anche oggi. Ma tu sei vestita come ieri? No, per magia. Ha cambiato. Ragazzi, sono arrivati anche oggi dei nuovi pacchi. Con dentro della roba vintage che non vedo l'ora di aprire insieme a voi e di vedere la reaction, che cavolo c'è. Adesso apriamo il primo, ragazzi. No, io voglio aprire prima. Ah no, sì, prima quello. Allora, quello questo che... arriva dalla Francia. C'est la mur con la France, non lo ricordo. Che cos'è? Che cosa sarà, raga? Aia! Molto carino questo. Sonic Compilation. Allora, signori, visto che vi abbiamo lasciato ieri con due compilation, quella di...
ieri in realtà, pochi secondi fa per voi, quella la Sega Collection e la Disney Collection, questa invece ragazzi è la Sonic Compilation, che come vedete al suo interno contiene i migliori capolavori della saga, quindi Sonic 1, Sonic 2 e poi Dottor Robotnik's Mean Bean Machine. Come vedete anche questo, bello. Molto bello, molto guarda completo. Che bella la cartuccia. Ma tu uomo ti piace Sonic? Sì, mi piace l'istrice. L'istrice, che è un istrice. Ragazzi, provate Sonic perché è davvero molto molto bello. Sonic Compilation, io vi invito davvero ad andare a provarli. Ma dentro qua c'è qualcosa di veramente... Lui dice che dentro c'è lì qualcosa. C'è la roba. Che cavolo è questo? Un pezzo di plastica, lo buttiamo via. Allora, c'è un qualcosa di serio perché so che cos'è. E questo, ragazzi, è uno dei pezzi, per adesso, più importanti della collezione. Più importanti. Videogioco quasi sconosciuto, ma molto, molto particolare. Non c'è neanche un po' di Asmara in questo video. Sì, sentiamo. No, ah, non è Asmara, quello è Asma. Io glielo dico sempre, è Asma quello lì, non è Asmara. Sì. Ce la fa? Sì, senti. Sì, ah, mi stai schiacciando la tastiera. Se si blocca la registrazione siamo fregati, siamo. Ce la fa, ragazzi, l'ha aperto. Aia. Facciamo vedere dentro com'è bene incartonato in modo che non si rovini. Asmer. Sì, però entro l'epi, porca misera, che lentezza, raga. Che lentezza, ce la fa. Non è Asmer. Facci vedere il mattone. E invece c'è. Sì. Signori, questa è una chicca. Ma madonna, per un gioco... Se ti dico quanto l'ho pagato, ti rimetti le mani nei capelli. Time Killers, ragazzi. Molto, molto ricercato dai collezionisti. Completo di libretto. Praticamente Time Killers è un picchiaduro. Solo che la particolarità è che tu utilizzi anche delle spade, utilizzi anche degli aggeggi e stacchi praticamente i pezzi del corpo ai tuoi avversari. Che gioco proprio sano. È carino, è sano. Che anno è questo? Time Killers è del 1996. Purtroppo non abbiamo una descrizione in italiano. Dice: ma solo il guerriero più forte potrà combattere la morte. Ora va a parlare di tutto, ma sinceramente non saprei tradurvelo correttamente, però ragazzi, vi direi che questa domenica lo proviamo senza dubbio nella domenica vintage in live su Twitch. Insomma ragazzi, l'unboxing di oggi è terminato, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto spolliciate. Grazie mille ragazzi. Vai, ragazzi, grazie per essere stati con noi. Noi ci vediamo in live su Twitch domani alle 8. Ciao!